La figura di Don Achille Sanchioni finalmente riprodotta a grandezza naturale attraverso una statua in bronzo. È stata inaugurata davanti all'ex chiesa di San Leonardo in via Cavour a Fano, parrocchia guidata per decenni da Don Achille, l'opera fortemente voluta dall'associazione Amici di Don Achille, con il desiderio di ricordare la figura del sacerdote, conosciuto da tutti come il prete buono. Alla cerimonia, presente le cariche civili e religiose, come il vescovo Armando Trasarti e i due viceparroci Don Luigi Spallacci e Don Guido Spadoni. Questa associazione è sorta per il bisogno che avevano i suoi giovani di ricordare questo sacerdote che ha sempre esercitato la carità, che è nato povero ed è morto povero, non ha avuto mai un'abitazione sua, donava tutto, donava anche i soldi che noi gli davamo perché potesse avere cura di sé, lo donava ai poveri. È stato un sacerdote che non ha trascurato mai nessuno, si è recato nei posti più sperduti della parrocchia per dare l'estremunzione, per portare una parola buona. Ha curato i giovani, ha curato i bambini, ha curato particolarmente i bambini. Quindi questo sacerdote manca. Oltre alla statua è stata scoperta anche una targa ricordo con su scritto: l'associazione ha voluto donare alla città questa statua. Don Achille Sanchioni, parroco della vastissima parrocchia di San Leonardo e amico di tutti i cittadini, ha vissuto in assoluta povertà ed ha dedicato tutta la vita ai poveri, ai bisognosi e ai giovani. Questi ultimi, ormai adulti, con la posa di questa statua, ne intendono onorare la memoria affinché la sua testimonianza di vero amore cristiano sia esempio alle generazioni future. Posso solo dire che io sono un po' vissuto sotto la sua ala. Qui di fronte c'era la vecchia canonica, quindi la vecchia casa dove lo zio abitava, e io quando sono nato proprio qua. Io ho sempre avuto un legame fortissimo con lo zio, crescendo la cosa si è ancora più accresciuta. Io lo vedevo proprio all'opera, quindi tutti coloro che bussavano alla porta per avere sussidio o qualcosa, lui apriva tutti e dava sempre qualcosa a qualcuno, pur essendo lui povero, più povero che si può. La statua è stata realizzata dallo scultore fanese Paolo Furlani, che in diversi mesi ha concluso l'opera curando ogni minimo dettaglio. Vivo anche per lui il ricordo della figura di Don Sanchioni. Diciamo che non ho lavorato di fila, diciamo un paio di mesi, ma lavorando con calma e tranquillità. Io l'ho conosciuto perché sono nato di là della strada, quindi voglio dire, ho passato la mia infanzia qui proprio in questa chiesa, addirittura nella parrocchia sopra, giocavamo a tennis, a ping pong, e c'era Don Achille, me lo ricordo molto bene, che ci passava le merendine e i filmini di Don Bosco, no? Proprio per, quindi c'era un ricordo affettivo nei suoi confronti.